ragazze, primo giorno di una week in outfits molto speciale perché oggi è il mio compleanno e sto per partire per Londra con una mia amica, quindi volevo mostrarvi il mio outfit da aeroporto tipico e poi filmerò anche tutti i miei outfit di Londra, quindi sarà bellissimo, non vedo l'ora. Per l'aeroporto indosso questa magliettina a righe di H&M, che a righe bianche e blu, è super comoda. E poi ho questi jeans, che sono dei mom jeans di Zara, che avevo comprato l'anno scorso a Barcellona, che uso veramente tantissimo, sono super comodi. E poi come scarpe ho le Stan Smith, che sono le uniche scarpe che porterò, perché comunque siamo pochi giorni. E niente, le Stan Smith per camminare tutto il giorno sono davvero l'ideale. Quindi questo è il mio outfit. E come accessori, questa collana con la mezzaluna dorata di Happiness Boutique, che è una collana che adoro. E questi orecchini a cerchio dorati di H&M. Ci vediamo a Londra! Posso riprendere anche amore? Oddio, pensa che... Oh, che carina questa cosa! Ma così non mi taglia tipo... Ciao a tutti! Allora, eccomi in diretta da Londra e filmerò un week in outfits grazie all'aiuto della mia regista. Allora, primo giorno di esplorazione, indosso questa maglietta di Mango, dove ci sono scritti dei quartieri di New York, però io sono anticonformista, la metto a Londra. Poi questa giacca di jeans, che è di Shein, che ho preso l'anno scorso, è molto comoda la giacca. Vale. È sempre un must. Come pantaloni, ho questi pantaloni beige di Zara che ho preso quest'inverno coi saldi, sono tipo khaki, pantaloni safari, no? Poi ho le Stan Smith ai piedi e come borsa ho questa borsa secchiello di Zaful, che è comodissima per viaggiare perché ci sta tutto. Quindi niente, ciao. Che buon odore di pollo. Basta, finito? Ok, sì. Ora foto. Aiuto. Vai. È tipo pizza. Allora, primo assaggio della pizza di Domino's. Dai. È un attimo, aspetta. No, è buona. Cioè, è davvero buona. Siamo infamate, quindi ne abbiamo presa un'altra. Pensavamo di rimanere più modeste, invece ne abbiamo presa un'altra. Però è troppo buona. Oggi andiamo alla ricerca di Primark, penso. Non lo so, lo faremo. Ah, annuisce addirittura, annuisce, quindi assolutamente sì. Oh, i tovaglioli. Oh! No, ah, ma sono ancora in rec. Fai qualcosa. Inception. Ciao, oggi è il secondo giorno della nostra vacanza a Londra e questa mattina abbiamo fatto un giro per Oxford Street e ora siamo a Portobello Road, che è la famosissima via con tutte le case colorate, e io per l'occasione mi sono vestita questo outfit molto colorato. Questo t-shirt è di Stradivarius, giallo senape, che si abbina benissimo a questa gonna che è sempre di Stradivarius. È una gonna midi, molto leggera, svolazzina, molto molto comoda. Ciao! Mari, mettiti sulla porta, non così da gatta morta. Oddio, top! Abbiamo deciso di venire a fare colazione.
tornate nel mio bagno. Siamo tornate ieri sera tardissimo e quando eravamo in aeroporto eravamo troppo stanche, non avevamo voglia di star lì a filmare, allora ho pensato che avrei potuto, avrei potuto recuperare questo outfit qui a casa, così per farvi vedere cosa ho indossato al ritorno in aeroporto. Allora, ovviamente ho la mia salopette di Pull&Bear, che conoscerete già se avete visto il mio video haul di Londra. Mi raccomando, dateci un'occhiata perché vi mostro tutti gli acquisti che ho fatto. E sotto ho questa maglietta che ho preso da Primark di Friends. Adesso non si vede bene, però nel video haul si vede bene, ve la mostro. E niente, è una maglietta rosa di Friends, la adoro, abbinata con la salopette, mi piace tantissimo. Poi ho sempre la collana di Happiness Boutique, ho questi orecchini a cerchio di Primark e come scarpe ho sempre le mie Stan Smith. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, ci siamo impegnati un sacco, quindi mi raccomando lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi farebbe davvero tantissimo piacere nel caso questo video vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!